Signori, benvenuti nel video su Roma Romantica. Questa è via del corso, come potete vedere è il punto dove inizia la nostra corsa. E all'interno di questo video, insieme al nostro cameraman, nonché consigliere di Dragon Boss, andremo a vedere tutta i 13 punti che costituisce la pista di Roma Romantica. Iniziamo! Signori, come potete vedere benissimo da questo punto, il semaforo è verde e dietro, guardate, Roma Romantica così tanto dettagliata. E ci troviamo nel secondo punto della pista di Roma Romantica, ovvero l'altare della patria, dove la leggenda narra che questo cavallo gigantesco e imponente, una volta finito di costruire, il presidente ci abbia fatto mangiare gli operai tutti al suo interno. Guardate, incredibile. E benvenuti alla terza parte del video, dove ci troviamo in questo momento nel Colosseo, un luogo di ritrovo fondamentale e iconico per questa pista, che ritroveremo anche nelle altre parti del giro. L'origine del nome Colosseo deriva dalla statua di Nerone. Questa veniva definita Colosso a causa delle sue imponenti dimensioni. Guardiamo l'imponenza del Colosseo. La pista prosegue col punto 4 andando nei maestosi cori imperiali. Come potete ben notare, signori, siamo a Piazza del Campidoglio, e dietro possiamo vedere il Campidoglio come lo possiamo vedere anche nel gioco. Guardate. Adesso c'è l'hacket davanti che mi dice di girare indietro, ma questo qui, ragazzi, è il Campidoglio. Questa è la bocca della verità per trovare nella pista di Roma di Mario Cartotto Deluxe. La leggenda narra che se ci infili la Switch riceverai la maglietta del season. Signori, qua ci troviamo a Campo dei Fiori, dove si può trovare questa bellissima statua all'interno del gioco di AIM, all'interno del mercato che si può pure vedere all'interno del gioco. Guardate il mercato, lo vedete, ci sono le bancarelle e qua ci sono tanti Todd, come potete vedere, tanti piccoli Todd in giro per Roma. Oh, scusate ragazzi, allora come potete vedere in questo punto qui, adesso colleghiamo un attimo i controller per sicurezza, come potete vedere in questo punto qui, ci troviamo in Piazza Namona, dove possiamo vedere la prima fontana rappresentata nella pista, ovvero la fontana di Del Bono. Ci troviamo in Piazza Namona, dove potete vedere la fontana centrale chiamata i quattro fiumi. All'interno di questa piazza ci sono tre fontane. Ci troviamo la fontana del Nettuno. Andiamo. Ragazzi, siamo in Piazza del Popolo, questo è l'obelisco in Mario Kart 8 Deluxe, questo è l'arco del popolo, come potete vedere all'interno della pista. Siamo qui. Eccolo qua voi, l'obelisco. E specialmente l'arco del popolo. Questa è la barcaccia in Piazza di Spagna. Signore, questa è Piazza di Spagna. Come potete ben vedere, ci sono due vie da passare, sia al lato sinistro che al lato destro. Scalinata della Trinità dei Monti. E adesso percorreremo il lato più veloce, ovvero il lato sinistro, mentre saliremo le scale.
guardate il tempo di Esculapio nel gioco Mario Kart 8 Deluxe. Benvenuti, siamo di notte perché Roma di Romantica è una pista ambientata di notte. Quello qua è il riflesso dell'acqua. Mi hai trattato, poi dice buonacqua, carino. Adesso come dodicesimo punto sulla pista di Mario Kart possiamo notare la fontana di Freya, dove i kart possono entrare all'interno della parte dell'acqua. Incredibile. Ora facciamo una bellissima retromarcia e guardate, si può entrare dentro la parte acquatica della pista. Incredibile. Ed infine, signori, benvenuti nel tredicesimo ed ultimo punto nella pista di Roma Romani. All'interno del terzo giro potrete ammirare i troiani in prossimità all'entrata del Colosseo prima del terzo giro. Io ringrazio Lilo Dragunov per le riprese di questo video e per tutto l'itinerario che mi ha fatto fare. Spero che vi piace Roma Romantica all'interno di Mario Kart 8 Deluxe e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ok, signori, Gimmo saluta. Let's go, monopattino, let's go. E là, signori, c'è il Colosseo Roma Romantica in real life. Com'è un'intervista? Com'è andare a Roma Romantica in real life? Bellissimo, ragazzi, cioè siamo sul monopattino, stiamo attraversando Roma Romantica, anche detta in versione inglese Avanti Roma. Ragazzi, è arrivato il momento di testare Roma Romantica in real life. Andiamo! Guardatelo, è un bambino speciale. Wow.